La pensione arriva a domicilio grazie alla collaborazione tra le Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri, e quanto è avvenuto ieri mattina a Sant'Ilario dello Jonio, dove l'ente Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri hanno consentito alla signora Teresa di ricevere direttamente a casa e in totale sicurezza il rateo pensionistico. L'anziana donna, che vive da sola, nelle settimane scorse si era rivolta ai carabinieri del proprio paese e chiesto la consegna a domicilio della pensione, evitando quindi di doversi recare nello ufficio postale o in uno degli sportelli ATM presenti sul territorio. Eh sì, sono contentissima che ho trovato tutti, il signor maresciallo, comandante, tutto, sono stati bravissimi. E non solo, anche c'è Rosella, la direttrice, che è una perla, bravissima in tutto. Allora io quando di volta sono al balcone, no, allora io sono sola perché i figli miei stanno lontani, lontani però stanno vicini con il telefonino. Allora io che passo come ne ho i carabinieri, ah, dico io, ah, e mi sento più felice, mi sento tranquilla che non sono sola. Ecco questo vi voglio dire. Io sto così, sola, però i figli miei mi vogliono bene, se ne hanno bisogno venono. Come la signora Teresa a Sant'Ilario dello Jonio, grazie alla collaborazione tra Posto e l'Arma, sono ben 230 i pensionati di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, che possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri. Da quanto si apprende da una nota congiunta di Poste Italiane e Comando Generale dell'Arma, infatti, in base alla convenzione appena sottoscritta, i carabinieri si recheranno agli sportelli degli uffici postali per riscuotere le indennità pensionistiche, per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane tramite un'apposita delega scritta. I pensionati possono contattare anche il numero verde 855 66 70 messo a disposizione da Poste Italiane o chiamare la più vicina stazione dei carabinieri per richiedere informazioni. L'accordo è parte del più ampio sforzo messo in atto da due partner per contrastare anche i contagi da Covid-19. Poste Italiane, insieme all'Arma dei Carabinieri, fin dall'inizio della pandemia ha offerto un servizio di prossimità a tutti i cittadini con più di 75 anni che non avevano la pensione accreditata su un conto o su un libretto, consentendo ai militari dell'Arma di riscuoterla per conto loro e di portarla al domicilio. Questo è un elemento molto importante che dimostra l'attenzione e la vicinanza nei confronti dei cittadini e soprattutto delle categorie più fragili, cosa che contraddistingue Poste Italiane da sempre e ancora di più in questo momento di difficoltà per il Paese. Ovviamente siamo sempre stati e saremo sempre dalla parte dei cittadini e dei più deboli, degli anziani e di tutti coloro che hanno bisogno di questa vicinanza.